mostreranno le loro opere. Iniziamo con una preserata, questa è una preserata con, adesso presenterò le ragazze che fanno parte del Centro Studi Musicali Chopin di Tricase, a cui io faccio davvero un grosso applauso a Maria Fino, che purtroppo ha avuto un piccolo incidente, però è presente. Il Centro Studi Musicali Chopin è nato nel 1991 e opera a Tricase. Ha come fine quello di divulgare l'arte musicale in tutte le sue forme. Il centro organizza annualmente corsi di propedeutica e strumenti vari di ogni ordine e grado, compresi la preparazione agli esami di ammissione del corso di laurea di primo e secondo livello. In base alle nuove norme ministeriali, inoltre si tendono corsi d'alto perfezionamento e seminari di didattica per diplomati e docenti. Adesso vi presento Elisa Melcarne, che eseguirà la Disputa di Tiersen. Grazie Elisa, diamo il benvenuto a Sua Eccellenza il Vescovo. Adesso ci sarà Anna Schirinzi, che segue Souvenir di Frontini, un brano dedicato a Chopin. Thank you.
Buonasera signore e signore, benvenuti alla quarta edizione del Premio Maria Monteduro 2020, manifestazione fortemente voluta dalla presidenza del Premio De Fini Butter, di cui sono presidente, insieme al direttore artistico maestro Maria Fino. Saluti e ringraziamenti ufficiali a chi anche quest'anno ha reso disponibile accompagnarci idealmente in questa avventura, il cui scopo è quello di ricordare la compianta collega scomparsa in giovanissima età più di 2 giorni fa, al culmine di una brillantissima carriera come medico e come figura istituzionale nel campo della gestione amministrativa e di interesse pubblico locale. Il nostro intento è quello di commemorare il suo ricordo, idealmente attraverso i più alti valori espressi dalla scrittura, dall'arte poetica, dalle discipline artistiche e figurative. I nostri ringraziamenti ufficiali vanno a Monsignor Sua Eccellenza Reverendissimo Vito Angiulli, alla Presidente della Provincia, Dottor Presidente Stefano Minerva, qui rappresentato dal Signor Massimiliano Romano, Dottor Massimiliano Romano, dal Sindaco di Comune di Cagliano del Capo, nella persona del Signor Carlo Nesca, dall'amministrazione tutta, dalla Biblioteca Tommaso Fioregnoni di Tuglia e dalla Tipografia Grafica Pagella di Gallipoli, Centro Studi Musicali Chopin di Tricase, di cui il maestro Maria Fino, a cui sono affidate le musiche nel corso della serata. Salutiamo infine tutte le istituzioni presenti, sindaco del comune di Castrignano del Capo, assessori, consiglieri e amministrazione. Scusate, sono emozionatissima. Eccezionale partecipazione anche quest'anno di autori provenienti da tutta Italia, e novità assoluta, la manifestazione si è arricchita ed assunto valenza internazionale con l'assegnazione del Premio della Pace. Ora la parola al capitano di vascello Fernando Piccinno. Guardami. Attenti alla cerimonia.
scoprì. Uomini di mare di guerra. Ponza la nostra bandiera, comanda che le tempeste e i flutti servano a lei, poni sul nemico il terrore di lei, fa che per sempre la cingano in difesa a petti di ferro, più forti del ferro le nostre. Le care genti, benedici nella cadente notte il riposo del popolo, benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare, benedici. A mai una bandiera! Riposo, copritevi. Allora, scusatemi per l'iniziale persa, mi sono un po' persa per la stanchezza, non è facile, vi assicuro, ho 8 mesi di lavoro dietro, è terribile. Allora, eccezionale partecipazione anche quest'anno di autori provenienti da tutta Italia, novità assoluta la manifestazione si è arricchita e ha assunto valenza internazionale con l'assegnazione del premio della pace a grandi esponenti provenienti da ogni parte del mondo per l'inestimabile intermediazione culturale nel rispetto delle culture dei popoli della terra. Bene, adesso prima di entrare nel vivo della serata per l'assegnazione dei vari premi sarà proiettato un video di saluti internazionale da parte dei candidati del premio della pace.
Queste sono le nazioni vincitrici: Italia, Iraq, Bulgaria, Turchia, Giordania, Palestina, Algeria, India e Cuba. Una volta terminato il video, ci sarà un piccolo concerto della pace diretto dal maestro Maria Fino, accompagnato da Alessandro Rubichi, il maestro Alessandro Rubichi, con la partecipazione straordinaria di Federica Turco e della piccola Elisa Melcarne. Grazie. Lo facciamo dopo, al termine del concerto. Allora, adesso si esibiranno il maestro Alessandro Rubichi, Elisa Melcarne e Federica Turco. Buon proseguimento, grazie. Allora, adesso, scusateci che stiamo cambiando la scaletta sul momento per ovviare a questi problemi con appunto di luce. Adesso, mentre il maestro Alessandro Rubichi si preparerà, faremo esibire Laura Schirinzi, che farà un pezzo di Walzer Opera 9, numero 1 di Chopin. Laura Schirinzi, salutiamo Anna Schirinzi appunto ed Elisa, grazie per il vostro momento musicale. Ora la dottoressa per una poesia.
Il mare danza sulle note di questo tempo. Il cielo gioca con il silenzio e ripara gli strappi. Il dolore si adagia sulle note di una sinfonia epocale. Ingrigita e annebbiata, si attorciglia come torcia e arde a cielo aperto. E grida la pace che non ho mai avuto, la pace che non c'è e che trovai nei tuoi silenzi. Or mi adagio sulla sabbia e giaccio qui e mi rendo transito e rendo vita alla vita, perché pace sia, e pace sia, sia pace. Indebolita dai venti, or mi hai reso vulnerabile alle tempeste, al fuoco, e mi appresto all'alba di raggiungere l'apice di un designato e assegnato progetto, perché pace sia, sia pace, sia pace. Or son solo sguardo e orecchi per chi non ha più forza, e pace sia, sia pace, pace sia. Claudia Piccinno, grazie. Della dottoressa Protopapa, The Peace. The sea dances to the notes of this time. The sky plays with the silence and repairs the tears. The pain settles on the notes of an epochal gray and misty symphony, twists like a torch and burns in the open air, and cry for peace, the peace I've never had, the peace that is not here. I found the heat in your silences. Now I settle on the sand and I lie here and I pass through and I bring life to life, because peace is, and let it be peace, let it be peace. Wakened by the winds, now you have made me invulnerable to storms and to the fire. And early in the morning, I'm about to reach the pinnacle of a designated and assigned project, because peace is peace. Let it be peace. Now, I'm only a gaze and an ear for those who no longer have strength. And peace be. Let it be peace. Let it be peace. Thank you. Thank you, Claudia. Grazie Leone, grazie. Мир. Морето танцува по нотите на днешния ден. Небето си играе с тишината и събира късове. Болката и тя се присъединява към нотите на една епохална симфония, избеляла и заблудена в мъгла. Увива се и гори като факла в открито небе и крещи за мир. Мир, който няма. Мирът, който не намирам в твоето мълчание. И ето ме, полегнала върху плясъка. Излъчвам и вдъхвам живот в живота, защото съм мир и мир ще бъде. Изтощена от ветрове, сега съм по-силна от бурите на огъня и очаквам зората да стигне епокея на ненаписаните и написани проекти за мир. Днес, сега аз съм очи и слух за всеки, който няма сила и мир. Да бъде мир, мир да бъде. Grazie, un saluto alla Bulgaria. Procediamo col concerto per la pace. Parola ad Antonio Fiume, grazie. Grazie. Alessandro, maestro Alessandro Rubichi è un pianista e compositore salentino, diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, sotto la guida della professoressa Maria Grazia Di Leo. Si è perfezionato con i maestri Cristiano Burato e Michele Marrulli in un pianoforte solista e musica da camera. Nel 2016 pubblica il suo primo lavoro discografico, Percezioni dell'anima. Alcune tracce vengono scelte dal regista milanese Gianluca Salluzzo nel suo cortometraggio La pala volante, vincitore all'Overe 2016 come migliore corto e migliore colonna sonora.
Nel 2017 pubblica 88. Il suo stile è molto personale, sempre poetico, narrativo suggestivo e con temi sontuosi e ottoni. A voi il maestro Alessandro Rubichi con Come l'ama nel miele. Grazie. Ora eseguirà Percezione. Thank you.
il prossimo brano, La luce del mattino. Volevamo sapere se è ancora in sala il dottor Massimiliano Romano. Andato via. Allora, un piccolo saluto da parte del dottor Carlo Nesca, amministrazione di Gagliano del Capo e sindaco, primo cittadino della, di Gagliano del Capo. Prego, sindaco. Buonasera a tutti, un saluto alle autorità presenti, a Sua Eccellenza Vito Angiuri, ai sindaci colleghi che onorano anche questa bellissima manifestazione che va ricondotta alla caparbietà, alla tenacia, all'impegno di Maria Teresa Protopapa, che è un'instancabile organizzatrice di eventi di livello. Non può mancare ovviamente riferimento alla dedica di questo evento, a Maria Monteduro, un medico che ha sacrificato la propria vita nel lontano 25 aprile del 1999, prestando la sua attività professionale presso la Guardia Medica di Gagliano del Capo. Ricordo Maria Monteduro anche come un'instancabile amministratrice, sempre attenta ai bisogni delle classi più disagiate. È stata assessore del Comune per circa 4 anni e è riuscita a coniugare benissimo la sua attività professionale con quella politica, profondendo il massimo dell'impegno a favore delle persone più deboli. Penso che la memoria di questa instancabile vocazione professionale, di questo spirito di abnegazione sia ben rimarcata ogni volta dalla dottoressa Maria Teresa Protopapa, che non manca di ricordare queste doti che devono essere assolutamente un faro per tutti noi, per che tutti noi si sia guidati da questa filantropia, da questa collaborazione, da questo spirito di solidarietà che la dottoressa Maria Monteduro ha incarnato. Quindi io ovviamente mi sento doppiamente onorato questa sera, perché oltre a rappresentare il comune che ha ospitato anche in una di questi eventi, sono anche onorato perché la dottoressa Maria Teresa Protopapa, con l'organizzazione di queste manifestazioni, ovviamente perpetua il nome di Maria Monteduro, nostra concittadina, alla quale va il mio personale tributo di riconoscenza e ovviamente penso anche quello dell'intera collettività territorio del Capo di Leuca. Quindi a me non rimane altro che rinnovare gli auspici di una lunga e prolifica attività per Maria Teresa Protopapa, che con assolutamente spirito filantropico e con una gratuità inusitata continua ad impegnarsi soprattutto nell'individuazione di personalità di livello, di eccellenze dell'arte e della professione, che ovviamente vanno sottolineate, vanno elogiate per quello che quotidianamente nelle loro attività, siano esse artistiche che professionali di alta specialità,
garantiscono a tutto il territorio del Sud Salento. Quindi grazie ancora Maria Teresa Propada e in bocca al lupo e buona serata a tutti. Grazie signor Sindaco. Dopo continuiamo con un brano di Alessandro, il maestro Alessandro Rubighi. Prego Antonio. Navigando nel silenzio. Il prossimo brano, Le mie mani nel buio. Thank you.
Proseguiamo con il brano Reflection Day. Del premio della pace per il premio De Finibus Terre Maria Monteduro 2020, Iraq, Bulgaria, Italia, Turchia, Giordania, Palestina, Algeria, India, Cuba, Perù. Bello della diretta, un applauso per favore. Presenting the Bulgarian folk dance group Bulgari in Melbourne, Australia. It is big pleasure and honor for us to take part in your concert for peace in Santa Maria di Leuca, Puglia, Italia, organized by Dr. Maria Teresa Protopapa and Artistic Director Maria Fino. Thank you so much. Wishing you another successful concert and let's together reach more people who follow peace. De Finibus Terrae, dirigida por la escritora y embajadora de
Caritas María Teresa Protopapa. Vienen realizando y coordinando todo lo necesario para llevar a cabo el concierto por la paz que se llevará a cabo en Italia fines de junio e inicios de julio. Llegarán personalidades de todo el mundo y será una experiencia inolvidable. Concerto per la paz. Rosa Nicolás, Buenos Aires, Argentina. Poetessa, scrittrice e ambasciatrice da pace. Che sono figlia di italiani, mando a tutti voi un grande abbraccio di pace e un saluto speciale al concerto per la pace che ci tiene a Santa Maria di Leuca, provincia di Lecce, in la Puglia, Italia. Questo saluto, attraverso le mari, arriverà ad Arcana Italia, a questa terra lontana, l'Argentina, che portiamo nel cuore. Grazie. My dear friends, my Italian pupils, my Italian friends, and especially my thanks to Maria Teresa Protopapa for sending this message. And I am leaving my message for humility. Listen, countrymen, we are agony, but don't leave the weak of hope. We will stand with the revolution. And will fight with every problem, not with God's certainty. God is with us. We will improve our mistakes because we are the heir of human, and God is with us. We live on Almighty. It will be very well, all problems, and we will stand with each other. Salgının nedeniyle, pandemisi nedeniyle katılamayacağım için çok üzülüyorum. Ülkelerimiz arasında şiir ve edebiyatın yolculuğunda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Etkinliğimizin çok güzel geçmesini diliyorum. Şiir, sanat ve edebiyatın hayatlarımıza, ülkelerimizin ayaklarına mutluluk katmasını diliyorum. Daha güzel günlerde sizlerle görüşmek üzere. Başarılı konserler diliyorum. Hoşça kalın. Mutlu günler olun. Event, a musical event. You are doing fantastic jobs. And we are happy that we created this bridge and cooperation between Turkey and Italy. And I hope we can make further projects together to realize our desires to organize joint events in the future. And I wish you all the success and best. Thank you.
professione. Adesso salutiamo il maestro Alessandro Rubichi con il soffio di un attimo. Reverendissimo Monsignor Guido Angiulli, Vescovo della Diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Innanzitutto un saluto a tutti voi, alle autorità, a tutti voi che siete presenti e il compiacimento alla dottoressa, alla professoressa Protopapa e a tutti coloro che insieme con lei hanno organizzato questo momento così significativo. Io non sto a ripetere quello che già ha detto egregiamente il sindaco, ricordando i motivi di questa manifestazione, vorrei soltanto aggiungere che la memoria della dottoressa Maria Monteduro è stata questa sera rivissuta non soltanto come una memoria del passato, peraltro carica, come diceva il sindaco, di tanti motivi, di tanti valori. È stata una memoria che viene attualizzata in una maniera così bella attraverso, come dire, la trasformazione del suo messaggio, del messaggio della dottoressa Monteduro in canto, in musica, quello che stiamo ascoltando dal maestro Rubichi e così anche dagli altri che si sono avvicendati e che si avvicenderanno ancora, per dire che certi valori non sono delle realtà astratte, sono invece valori che vengono incarnati da alcune persone, ma poi danno un senso alla vita, danno una bellezza. Il senso della musica
è esattamente questo, trasformare in canto, in nota, in melodia, trasformare quelli che sono i valori per cui la dottoressa Monteduro è vissuta e per la quale noi la ricordiamo. E poi c'è l'altro motivo anche così bello, cioè che questa memoria attualizzata nell'oggi è una memoria che unisce, quindi questa dimensione diciamo internazionale di questa manifestazione, abbiamo visto precedentemente anche attraverso il video le diverse personalità delle nazioni che sono in qualche modo richiamate questa sera. E quindi viviamo un momento che non è soltanto celebrativo di una figura, un momento che diventa anche proiezione, diciamo, nel futuro. Un concerto per la pace non è soltanto richiamo di un passato, ma richiamo di un futuro. E io vorrei aggiungere e concludere anche in questo orizzonte così bello. Avete scelto probabilmente uno dei posti, diciamo, più belli per parlare della pace. E non mi riferisco soltanto alla dimensione estetica, che peraltro però è molto presente. Mi riferisco al fatto che questo santuario, questo piazzale, diciamo, De Finibus Terrae, è realmente aperto al mondo, all'orizzonte. Vorrei che non dimenticassimo che proprio qui davanti al piazzale, davanti alla chiesa, dieci anni fa, è venuto Papa Benedetto XVI, che ha celebrato qui la messa e ha parlato di pace, che soltanto 2 anni fa, nel 2018, ad Alessano è venuto un altro Papa, Papa Francesco, anche lui, a parlare della pace, non solo a parlare, ma a rendere presente a questo nostro territorio del Sud Salento, in particolare poi a questo santuario, a rendere presente la dimensione del simbolo che questo santuario rappresenta. E allora tutti questi momenti pensano che siano significativi e danno un grande valore alla memoria della dottoressa Monteduro e all'impegno profuso della professoressa Protopapa. Grazie della professoressa, sono semplicemente un medico. Dottoressa, va bene, Maria Teresa va ancora meglio. Maria Teresa va meglio. Dai, il titolo non si lega a nessuno, no, lei mi ha chiamato un signore, la chiamo professoressa. Veramente mi sono impappinata, le chiedo scusa all'inizio, l'emozione mi ha fregato. Questo è per lei, eccellenza. Grazie. Questo è per lei da parte del De Finibus Terrae. Quindi diciamo nelle vesti di presidentessa della De Finibus Terrae le faccio dono di questo. Questo invece è un dono che un candidato premiato quest'anno, il signor Vito Maria Fino, le fa personalmente. Bene, molto bene. Poi poesia della vita è una cosa molto bella, un grande augurio. Grazie. Per la sua presenza tutto preziosa fra noi, prego. Sì, grazie padre. Grazie padre. Sì, sì, fai la foto. Le facciamo consegnare insieme a questo omaggio floreale da parte nostra. Sappiamo che deve andare, però si fermi un altro. È per lei. Come lei desidera e legge. L'aiutiamo, la facciamo aiutare da qualcuno. Padre, grazie, mi hai soccorso, ti ringrazio tanto. Sì, questo. Certo, posso grazie procedere? Ancora. Dai, mi sono sciolta. Intanto grazie per essere tutti convenuti qui, presenti, e un fortissimo abbraccio virtuale a chi non è potuto essere qui stasera per motivi ovviamente di salute e altre necessità familiari che non hanno permesso la presenza in questa serata. Iniziamo
con i premi speciali attribuiti dalla Presidenza. Dottoressa Mary Ria, medico dirigente dell'unità operativa di medicina d'accettazione d'urgenza del Santa Caterina Novella Galatina, in rappresentanza di tutte le forze operanti in campo professionale medico-sanitario d'urgenza per la lotta esemplare svolta sul territorio contro il Covid-19. Ritira il premio il dottor Pietro Tundo, dirigente dell'unità operativa di medicina d'urgenza ed accettazione Santa Caterina Novella di Galatina. Grazie. Grazie dottore Tundo per essere qui. Porti i nostri saluti alla collega Mary Ria con molta gioia e ringrazi da parte nostra tutto lo staff del pronto soccorso per tutto quello che hanno fatto finora e per quello che fanno tutti i giorni. Premio per la pace a Beatrice Preite, incarnazione dei più alti valori di rinascita e forza interiore nel rispetto di una collettività spesso incline alla superficialità. Penna poetica valorosa e pregna d'amore per i valori quali la pace, l'amore universale e la giustizia. L'autrice può a ragion d'essere portata ad esempio e modello per tutti coloro che sperano e credono nella costruzione di un mondo migliore e rispettoso di tutti. Ritira il premio Beatrice Preite. C'è? Allora, c'è Beatrice? Prego Beatrice. Scusate un attimo, è stata data la medaglia alla dottoressa Mary Ria, dopo consegnate la medaglia alla dottoressa Mary Ria, grazie. Intanto un premio per la pace alla nostra giovanissima Beatrice Preite. Auguri Beatrice. Fai una foto? Vieni. Vuole la parola. Vuoi fare la foto con me? Prego. Tranquilla. Qualcuno ci scatta una foto? O ci spostiamo? Ci spostiamo. Vieni. Grazie, professoressa. Proseguiamo. Per le discipline letterarie, al signor già generale dell'esercito italiano, fine studioso e cultore della letteratura italiana e straniera, storico, poeta, scrittore, attore, insigne mecenate che, attraverso l'arte del comando della recitazione, ha saputo trasmettere alle diverse generazioni l'amore e la ricerca finalizzata alla comprensione del rapporto tra l'immanente e il trascendente, che solo i valori universali sanno esprimere in modo efficace al di là del tempo. Premio per le discipline letterarie al signor Nicola Russi. Prego, ritira Nicola Russi. Stanno per premiare, si porti da quella parte, grazie piano piano. Grazie per essere convenuto. Sì, certo. Giri le spalle, mettetevi con il viso al pubblico, grazie. Ok, auguri al signor Nicola Russi per tutto quello che ha fatto per le discipline letterarie. Iniziamo adesso con i premi attribuiti per la Maria Monteduro 2020 per il concorso per il premio De Finibus Terre Maria Monteduro 2020 con i premi per la medicina. Medico primario dell'unità operativa di anestesia e rianimazione ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, medico dalle indiscusse doti umani e professionali per la costante disponibilità dimostrata nell'attivare servizi di alto livello per la presa in carico e la cura di malati critici e abbisognevoli di interventi specifici, per aver gestito pazienti affetti da patologie importanti sull'intero territorio salentino,
per la sua grande sensibilità che resta un encomiabile esempio di attenzione verso la vita anche nella sua fase terminale, riconoscendo nella dignità della persona umana un alto valore etico. Premio per la medicina Maria Monteduro 2020 al dottor Franco Mosticchio. Tu vieni da me, ma ti premiano da quella parte. Oddio, il vento. Aiutatemi. Mi vedete meglio qui? Ok. Auguri, grazie per tutto quello che fa per il nostro territorio. Grazie al dottor Franco Mosticchio. Premio per la medicina Maria Monteduro 2020 al medico primario dell'unità operativa di chirurgia generale presso l'ospedale Ferrari di Casarano per le sue altissime doti professionali che le consentono di attivare ed esperire interventi con tecniche innovative, per aver saputo dare un forte impulso organizzativo e di ricerca nella gestione di pazienti critici. Per aver promosso inoltre un valido coordinamento delle forze sanitarie avvalendosi della competente collaborazione di medici giovani e motivati, per non aver mai dimenticato l'approccio olistico del malato considerato anche al di là della malattia. Premio per la medicina Maria Monteduro 2020 alla dottoressa Stefania Romano. Grazie. Di lei. Scusatemi se non vi ho dato la parola o ve l'ho tolta, ma se me la chiedete ve la do un secondo. Auguri, grazie, meritatissimo. Premio per la poesia a Marcello Buttazzo, incarnazione dei più alti idilliaci valori della poesia, manifestazione sublime di delicatissima fonte dalla quale attingere per ritrovare e soddisfare il proprio bisogno di nutrimento spirituale, indiscusso protagonista della poesia contemporanea. Premio per la poesia Maria Monteduro 2020 a Marcello Buttazzo. Grazie. Un applauso a un grande poeta e un grande uomo. Ciao Marcello. Ora, per le discipline musicali, prego conferire qui il maestro Antonio Mariani. Brass Ensemble Mariani, per aver saputo completare con le sue composizioni musicali raffinate l'atmosfera elegante e sofisticata nei vari concerti effettuati, sublimando i sentimenti e le emozioni degli ascoltatori. Premio per le discipline musicali Maria Monteduro 2020 a Brass Ensemble Mariani. Grazie. Grazie maestro per essere venuto. Per le discipline artistiche, per la sua raffinata vena artistica, dotato di profonda sensibilità d'animo, riflesso nelle sue opere scultoree, la sua arte ha sviluppato un proprio linguaggio artistico che poggia su accorgimenti tecnici, abilità innate e conoscenza della storia dell'arte, nonché dalle sue capacità di capire ed osservare il tipo di materiale da plasmare. Premio Maria Monteduro 2020 per le discipline artistiche al professor Vito Russo. Grazie professore. Per l'imprenditoria, fiore all'occhiello di una pluridecennale tradizione imprenditoriale familiare tramandata da padre in figlio, rispettosa dei canoni in materia di turismo e del territorio,
Rispetto, ospitalità e amore per il territorio hanno mosso negli anni l'importante lavoro perseguito con dovizia e professionalità. Premio per l'imprenditoria alla signora Erminia Licchielli. Ritira la signora Nina Sergi. Grazie a lei per essere venuta, aver fatto le veci della signora lì. Grazie, grazie a lei. Per l'impegno sociale, per rappresentare l'esempio di un uomo che sa mediare corpo e pensiero, sa fare della sua anima un quadro su cui poter disegnare le emozioni della vita, per la qualità del linguaggio usato quotidianamente, denso di immagini evocate con ammirevole abilità, distinguendosi nel compito di primo cittadino della città di Salve per i suoi ideali di legalità, onore, abnegazione, professionalità e spirito cristiano. Premio per l'impegno sociale Maria Monteduro 2020 al primo cittadino del comune di Salve, Francesco Villanova, dottor Francesco Villanova. Grazie signor Sindaco. Grazie a voi. Certo, finalmente uno che rompe il ghiaccio, basta che non me lo rompe in testa. Non per rompere il ghiaccio, saluto tutti, buonasera. Io penso di non meritare questo premio perché tutto ciò che quotidianamente faccio e che viene dal mondo del volontariato principalmente, oltre a quello istituzionale che è mio dovere per l'incarico che mi è stato conferito, è un premio che mi emoziona e che voglio dedicare ai ragazzi della comunità di San Francesco, di Don Mimmo Ozza, dove ho vissuto insieme a loro oltre 10 anni, oggi mi è quasi impossibile, e a tutti i volontari ospedalieri che offrono e donano parte del loro tempo alla gente che soffre. L'invito che faccio è di essere accanto a chi soffre, perché chi soffre ha bisogno della nostra sensibilità e del nostro amore. La dedica di questo premio a tutti loro e a te che sei stata così cordiale a ricordarmi e a pugnarmi. Grazie. Ballante. Va bene, dai, passerà. Premio per il giornalismo Maria Monteduro 2020 a Mauro Ciardo, rappresentante di una giovane classe dirigenziale operativa sul campo nell'ambito delle discipline che regolano l'informazione stampata, penna attenta, puntuale e affidabile, dedita alla narrazione dei cambiamenti e delle novità del territorio. Prego, Mauro Ciardo. Questo premio lo dedichiamo alla tua mamma, vero? Applauso a Mauro Ciardo, grazie per essere convenuto. Premio per la fotografia. In rappresentanza delle giovani generazioni che hanno riscoperto un'appassionata ricerca nel narrare il territorio attraverso una delle discipline più artistiche e visive, la fotografia, premio per la fotografia a Francesco Versino. C'è qualcuno che ritira per Francesco Versino? Glielo faremo avere. Auguri. Un bel premio per le discipline olistiche. In rappresentanza delle giovani generazioni che hanno riscoperto punti di forza e di rigenerazione spirituale, fisica ed emotiva nel praticare discipline olistiche di trattamento terapeutico alternativo ai metodi di cura tradizionali. Premio speciale Maria Monteduro 2020 a Valentina De Sabato, grazie. Prego Valentina, grazie per essere venuta da quella parte, prego, così sarai premiata. Manteniamo le distanze secondo la normativa Covid. Premio a Valentina De Sabato, un applauso. Premio per le discipline artistico-pittoriche
indiscusso esponente del territorio, meritevole di essere apprezzata a livello internazionale in materia di discipline artistico-pittoriche, che negli anni ha rivoluzionato con le sue opere e rimescolato elegantemente i grandi temi della pittura contemporanea. Premio per le discipline artistico-pittoriche alla grandissima Francesca Testa. Francesca, ecco la nostra Francesca da Tuglie, grazie per essere venuta. Premiamo Francesca Testa, auguri. Prego. Ho dimenticato tante cose stasera, mi dovete perdonare. Sono andata veramente in tilt all'inizio, perché dietro questo evento, che può sembrare un evento normale come tutti gli altri, ci sono 7 mesi e mezzo di lavoro. E ho scordato di salutare e ringraziare Teresa Emanuela Colaci, che ci sta aiutando a dare i premi ai candidati. Un applauso a Teresa Emanuela Colaci, che ci aggrada della sua bellezza statuaria e del suo candore di giovane ragazza. Premio per le discipline artistico-pittoriche a Patrizia Spada, esponente contemporanea raffinata ed elegante, che riesce attraverso altissime doti artistiche ad esaltare adoperando nuove tecniche di bellezza dionisiaca, universalmente ricercata, di una realtà che trova compimento e ragion d'essere nella pittura. Premio per le discipline artistico-pittoriche a Patrizia Spada, che non è presente. Quando ritorneremo a casa glielo faremo avere il premio. Premio per la cultura al professor Giovanni Laudizzi, in rappresentanza di tutte le eccellenti professionalità che operano in sinergia nell'ambito degli studi umanistici sul territorio. Professor Giovanni Laudizzi, premio per la cultura Maria Monteduro 2020. Professore di prima fascia ordinario dell'Università del Salento in letteratura latina. Ecco il nostro preside di facoltà dell'Università del Salento, lettere e filosofia. Grazie professore per essere venuto. Premio per la cultura Maria Monteduro 2020. Grazie, gentilissimo. Per le discipline artistico-pittoriche, quest'anno la pittura alla grande. Allora, Vito Maria Fino, esponente raffinatissimo in materia di discipline pittoriche, che ha sublimato in materia in essere facendo leva su innate doti artistiche. Il candidato riporta soggettivamente su tela i classici e non solo della pittura italiana, esaltandone indiscussa bellezza e di riflesso provocando travolgente interesse da parte di molti. Premio per le discipline artistico-pittoriche al signor Vito Maria Fino. Ritirano il premio i figlioli Riccardo e Alessandro. Grazie, salutate papà e ringraziatelo del dono che ha fatto a sua eccellenza Monsignor Vito Angiulli, vescovo della diocesi Ugento Santa Maria di Leuca. Grazie a lei. Centro di ricerca BENS per la cultura, poesia contemporanea e nuove scritture, Dipartimento di Studi Umanistici, Università del Salento, per l'encomiabile lavoro di squadra nel perseguire grandi progetti culturali, mettendo in campo l'essere e il sapere. Premio speciale Maria Monteduro al Centro di Ricerca BENS, ritira il premio Analogia Cudazzo il professor Giannone. Prego. Grazie Anna Lucia, porta i nostri saluti a tutta la squadra del PENS di Lecce e di loro, che siamo a loro completa disposizione. A te sì, a tutti, ma a te che sei dolcissima.
Buonasera a tutti, grazie mille alla dottoressa, grazie mille al maestro Fino e a tutta l'organizzazione del premio. Grazie a te per essere venuta. Persone veramente dal grande garbo, dalla grandissima eleganza, io non posso che ringraziarvi a nome di tutti, degli altri ragazzi del centro e del professore Antonio Lucio Giannone e dei coordinatori del centro, Simone Giorgino e Fabio Moliterni, che non sono potuti grazie. Essere presenti ma ci tenevano porta molto. I nostri saluti. Grazie mille. E tutta la nostra gratitudine per quello che fanno, per la ricerca in campo umanistico e letterario e nel campo della poesia che è così florida e promettente in tutte le generazioni sul nostro territorio. Allora, vorrei sapere se c'è qui con noi il primo cittadino di Castrignano del Capo, il dottor Santo Papa? No, va bene. Procediamo. Dirigente dell'ambulatorio di ortopedia e traumatologia dello stabilimento ospedaliero di Gagliano del Capo, premio Monteduro 2020 al dottor Salvatore Cafiero per l'impegno profuso in decenni in ambito sanitario rappresentando un indiscusso protagonista in materia di ortopedia e traumatologia della ricerca, dell'innovazione e della disciplina. C'è la moglie, il dottore Cafiero? Non ci sono. Ritira il premio Monica Sabella. Prometto che accelero. Grazie, porta i nostri saluti al collega, cara Monica, perché ti è molto facile incontrarlo visto che tu lavori all'ospedale di Gagliano. Grazie Monica. Primario dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli, per l'impegno dimostrato e profuso nell'ambito dell'assistenza alle donne, nel delicato percorso della gravidanza e del parto, nel rispetto della salute e della dignità di ciascuna donna e della buona pratica medica, sempre rivolta con grande attenzione al miglioramento e alla rinnovazione di tecniche di chirurgia ginecologica. Premio Maria Monteduro 2020 al dottor Lorenzo Sabato. Grazie. Prego, dottor Lorenzo. Grazie per essere venuto. Sì, sì, poi le facciamo le foto, non vi preoccupate. L'importante è vedervi felici per quello che abbiamo potuto fare e darvi un momento di gloria tanto meritata, soprattutto per il difficile periodo Covid che avete dovuto affrontare nelle vostre unità operative. Responsabile dell'unità operativa di patologia clinica presso il presidio ospedaliero Santa Caterina Novella di Galatina, per l'impegno profuso in questi decenni in ambito laboratoristico che ha permesso di fare diagnosi sia in emergenza che urgenza, affiancando il lavoro e l'operatività delle varie competenze alte e finalizzate a fare tempestivamente diagnosi clinico-chirurgica. Premio Maria Monteduro 2020 alla dottoressa Enrica Enrico, ritira il dottor Pietro Tundo. Se ancora in sala vorrei qui il signor Salvatore Frassanito, per favore. Meno male che sei rimasto fino a quest'ora. Grazie dottore Pietro. Direttore medico del PO dell'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, per aver coadiuvato sinergicamente tutte le potenziali professionalità disponibili in campo durante il difficile periodo intercorso nei mesi scorsi nella lotta contro il Covid-19. Premio Maria Monteduro per la medicina al dottor Giuseppe De Maria. Ritira il premio il suo collaboratore più stretto, Salvatore Frassanito.
È arrivato il dottor Antonio Palumbo? No, dove ti sei messo? Così più lontano non potevi metterti. Vieni, vieni Antonio. Premio speciale per la medicina. All'unità operativa, medicina d'urgenza d'accettazione, Santa Caterina Novella di Galatina, per l'impegno profuso e l'estenuante lavoro rivelatosi estremamente prezioso e fondamentale sul territorio nel gestire l'emergenza Covid-19. Ritira il premio il responsabile dell'unità operativa di medicina d'urgenza d'accettazione del Santa Caterina Novella, dottor Antonio Palumbo. Prego. Ci siamo. Ho fra due secondi l'onore di presentarvi una persona di cui abbiamo tanto sentito parlare in questi mesi e in queste ultime settimane. Una persona che si è donata in tutto e per tutto per la salute e l'incolumità di tutti, andando tutto contro tutte le critiche, tutte le valutazioni che sono state fatte con sufficienza o forse con ragion d'essere. Ho il grande onore di presentarvi e di dirvi che in mezzo a noi c'è il professor dottor Giuseppe De Donno. Grazie per essere venuto. Medico primario al reparto di pneumologia presso l'ospedale Carlo Poma di Mantova. Per l'inestimabile contributo offerto durante la lotta contro il Covid-19 e per il profondo senso di abnegazione con cui ha focalizzato nelle strategie terapeutiche nel delicatissimo periodo socio-sanitario mondiale. Meritatissimo, professore. Grazie per tutto quello che ha fatto e per il coraggio e la forza con cui ha portato avanti la sua lotta. Prego. Grazie per essere venuto. Questo è il dono che faccio alla platea, il mio dono per voi. Non è stato semplice, ma ha detto subito di sì, Maria Teresa Vengo. Il professor Giuseppe De Donno, grazie. Grazie, grazie mille per l'accoglienza, ma veramente non mi aspettavo un calore del genere. Solo noi salentini possiamo farlo. Grazie per le bellissime parole. E mi sto godendo qualche giorno di riposo dopo veramente un periodo molto intenso che noi lombardi abbiamo vissuto. Voi avete avuto la fortuna forse di vederlo solo per televisione, nonostante anche voi vedo che avete tutti la mascherina e mantenete le distanze sociali. Noi abbiamo vissuto giorni e notti in ospedale, noi medici e infermieri e anche i volontari ci hanno dato una mano. E abbiamo vissuto un periodo intenso che io nella mia vita non avevo mai vissuto e spero di non vivere mai più. E è stato un periodo che ci ha fatto avere vicina la morte quotidianamente e il lavoro che abbiamo svolto è stato un lavoro di squadra. Non esistevano più primari, non esistevano più medici, non esistevano più infermieri, eravamo tutt'uno a lavorare per i nostri pazienti. Grazie. Che il Signore la preservi, è un lungo tempo che la preservi il Signore, nostro Signore la preservi a lungo, perché si possa dedicare agli ammalati e all'emergenza. L'ha fatto brillantemente nonostante tutte le critiche che le sono state rivolte. Un applauso, grazie. Le facciamo dono anche di un altro riconoscimento che le è stato preparato dal signor Vito Maria Fino, personalizzato con dedica e motivazione. Grazie per essere venuto, professore. Grazie. Prego, prego, si accomodi, poi glielo portiamo. Ora sono felice di chiudere questa tornata di premi con due premi alla carriera, a due persone che hanno dato tanto per la sanità locale, per gli ammalati, persone che ho l'onore uno dei due di conoscere bene, conosco bene uno dei due candidati che a breve concluderà la sua carriera medica,
è una persona meravigliosa e altrettanto sono sicura che si possa dire dell'altro candidato amatissimo sul territorio da tanta gente e utenza. Iniziamo col primo premio per la carriera al dottor Luigi De Blasi per l'encomiabile impegno profuso nei decenni in ambito sanitario sul territorio, rappresentando un indiscusso punto di forza e di riferimento per tutti. Medico chirurgo, professor Luigi De Blasi, premio alla carriera, grazie. Come non mai, sta avendo la gioia di fotografarsi con tutti i candidati. Brava Teresa, fai le mie veci. Bravissima. Grazie al dottor Luigi De Blasi per tutto quello che ha fatto negli anni e che ancora continua a fare sul territorio per la sanità, per le discipline chirurgiche. Premio per la medicina, per la carriera. Dirigente medico, nonché è stato anche responsabile dell'unità operativa di medicina d'urgenza di accettazione del PO di Santa Caterina Novella di Galatina, per la profonda preparazione scientifica e l'abnegazione dimostrata nell'espletamento della professione medica, nonché per le riconosciute doti umane e relazionati che gli consentono un proficuo coordinamento operativo. Premio per la carriera per la medicina al dottor Pietro Tullo. Auguri Pietro. Auguri, tanta salute, lunga vita. Signori, Federica Turco. Questo momento arrivo in fondo ai tuoi occhi quando mi abbracci e sorridi e se mi stringi forte fino a ricambiarmi l'anima in questa notte senza luna adesso. Sei nei miei giorni
emozione nell'incanto di tutti i silenzi che gridano vita. Sei il canto che libera gioia, sei il rifugio, la passione. Con speranza e devozione io ti vado a celebrare come un prete sull'altare. Io ti voglio celebrare come un prete sull'altare in questa notte ancora vola tra coriandoli di cielo e manciate di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare nei cieli. Sta arrivando il mattino, stammi ancora vicino. Sta piovendo e non ti vuoi svegliare. Resta ancora, resta per favore e guarda come vola tra coriandoli di cielo e manciate di spuma di mare. Adesso vola le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo a guardare i tuoi sogni arrivare le cieli. Grazie a Federica Turco, andiamo velocissimi come non mai. Antonio Florindo Pizzoleo, premio speciale per la Maria Monteduro 2020 per le discipline musicali. Indiscusso protagonista di una salentinità proiettata internazionalmente che incarna i più alti valori intrinseci riscontrabili nel panorama musicale di tutti i tempi. Premio speciale Maria Monteduro 2020 al professor maestro Antonio Florindo Pizzoleo. Grazie. Prepari adesso la professoressa Anna Rosa Potenza che ritirerà il premio per il settore servizi sociosanitari e moda Istituto Istruzione Secondaria Superiore Bottazzi d'Auzzano per l'esilogio Mediterraneo Poesia d'Amore anche noi autori. Grazie. Grazie al professor Antonio Florindo Pizzoleo. La professoressa Potenza ritira il premio per il settore servizi sociosanitari e moda Istituto Istruzione Secondaria Superiore Bottazzi d'Auzzano. Un ideale abbraccio con il premio per la solidarietà al Marco Mannini in nome dei più alti valori di giustizia e rispetto per il prossimo. Premio per la solidarietà al premio Marco Mannini. Un applauso, prego. Adesso entriamo nel vivo della serata. Decretiamo i finalisti del bando letterario internazionale De Finibus Terre Maria Monteduro 2020 per la sezione poesia edita inedita in lingua italiana. Segnalazione di merito per il testo Mare di ricordi a Vittorio Bombino. Segnalazione di merito per il testo Le stagioni dell'amore a Giovanni Stagno. Naturalmente gli assenti
ci metteremo in contatto subito dopo, nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, e faremo, ufficializzeremo il loro riconoscimento. Tina Rizzo De Giovanni, premio della critica per l'alto valore delle opere pervenute. Grazie. Grazie Tina per essere venuta. Prego da quella parte, i tempi stringono, ci perdonerete se non declamiamo le poesie, vediamo alla fine cosa si può fare. Io cerco adesso di fare più in fretta possibile, anche perché dobbiamo liberare questa location meravigliosa che Monsignor ci ha gentilmente concesso e per la quale ringraziamo immensamente. Allora, Raffaele Solida, finalista vincitore per il testo In cerca d'amore, sempre per la sezione edita in lingua italiana. Prego Raffaele, grazie da quella parte, gentilissimo, grazie per essere venuto. Ha fatto un lungo viaggio di corsa e di furia, stava in Inghilterra, poi è andato in Svizzera dall'altra figliola, però ha detto io ci sarò e c'è stato alla grande. Grazie Raffaele, finalista vincitore per il testo In cerca, per adesso no, però c'è una sorpresa. Prego, grazie a lei. Mario Caroppo, finalista vincitore per l'alto valore poetico delle opere pervenute. Il signor Marco Caroppo, Mario Caroppo, scusami Mario. Un applauso, finalista al premio Maria Monteduro 2020. Procediamo. Mentre da quella parte vi premiano, io comincio a chiamare qui Paolo Bruno, che so per certo che non è qui presente perché dalla Toscana si doveva portare in Calabria, dalla Calabria sarebbe dovuto venire a Santa Maria di Leuca, i tempi sono stretti e non ce l'ha fatta. Ma noi diamo un grande abbraccio virtuale a questo grande compositore, musicista e poeta. Finalista vincitore per il testo Saremo ancora, a Paolo Bruno, grazie. Lo stesso facciamo con la candidata Fernanda Filippo, finalista vincitore per il testo Abbracci. Lo stesso facciamo, augurando una pronta guarigione in ospedale, a Salvatore Gazzarra, finalista vincitore per il testo Desiderio. E adesso fra noi, da Sogliano Cavour, un abbraccio alla finalista vincitrice per l'alto valore poetico delle opere pervenute, Giulia Palamà. Venga professoressa, grazie per essere venuta, la premiamo, gentilissima, vorrei abbracciarti ma non possiamo, arriveranno tempi migliori. Procediamo, finalista vincitore per l'alto valore poetico delle opere pervenute, Giulia Palamà. Alba Rosaria Contino, premio della critica per l'opera Battiti sul mare. Non è presente per motivi di salute anche la signora. Grazie professoressa. Allora, scusatemi se sto accelerando, ma c'è qualcuno di voi che deve raggiungere Bari, altri Foggia, quindi sto accelerando perché mi hanno chiesto gentilmente in tempo utile di essere liberati non da queste incombenze, insomma, però c'è della strada da percorrere, è meglio che ognuno arrivi a destinazione con la grazia di Dio. Allora, Alfonso Nicola Pannullo, segnalazione di merito per il testo Vorrei essere un gatto. C'è? No. Pazienza, provvederemo. La nostra Lola Giuranna, segnalazione di merito per il testo Vuoti a perdere. C'è. Grande attrice, si ingegna anche con la poesia brillantemente. In questi giorni premiata anche al premio di Città di Galatina, auguri a Lola Giuranna che consegue la segnalazione di merito per i testi Vuoti a perdere. Elisabetta Liberatore, menzione d'onore per il testo Cosa rimane, non c'è per motivi lavorativi. Saluto a Elisabetta Liberatore che ci è stato molto vicino per far sì che l'evento fosse possibile. Menzione d'onore per il testo Il melograno a Imma Melcarne, grazie. Grazie Imma, sappiamo che anche tu avevi problemi a casa di salute, ti liberiamo, grazie per essere venuta e dell'onore che ci hai concesso anche quest'anno con la tua presenza.
Duilio De Martino, menzione d'onore per i testi Vecchio Marinaio e Cose che contano. Neanche il signor Duilio De Martino è presente, sempre motivi di salute. Vittorio Buccarello, menzione d'onore per il testo Vecchio Mandorlo, presente? Vittorio Buccarello, presente? Grazie Vittorio. Non ti allontanare che fra non molto riceverai anche un altro riconoscimento. Gianni Romanello, menzione d'onore per il testo Al tramonto natura si beve. Neanche il signor Romanello è presente. Nostri saluti cordiali per aver partecipato al Premio Internazionale Maria Monteduro 2020. Sezione poesia in lingua straniera. Dottor Nicola Abrashev, Bulgaria. Finalista vincitore per l'alto valore poetico delle opere pervenute, ritira il premio Katia Leone. Katia Leone, grazie, Bulgaria. Bulgaria in finale. Antonia Russo, Argentina, finalista vincitore per l'alto valore poetico delle opere pervenute. E Juan Antonio Lezameta Requelme, Perù, finalista vincitore per l'alto valore poetico delle opere pervenute. Passiamo alla sezione poesia edita e inedita in tutti i dialetti d'Italia. Giovanni Malambrì, alla Sicilia un encomio d'onore per l'encomiabile testimone della poesia in vernacolo siciliano, che ha negli anni contemplato i grandi temi della spiritualità e le problematiche sociali nel territorio. Premio encomio d'onore per la poesia edita e inedita in tutti i dialetti d'Italia al signor Giovanni Malambrì, quindi il premio va alla Sicilia e un premio va invece alla terra di Puglia, al Salento, a Gallipoli, a Carmelo Scorrano. Encomio d'onore, brillante, umile testimone della poesia in vernacolo gallipolino, che ha negli anni contemplato i grandi temi della spiritualità col territorio, tramandandone l'alto valore come patrimonio indiscusso alle generazioni future. Grazie a Carmelo Scorrano, Gallipoli. Fausto Marzelia, finalista vincitore per l'alto valore poetico delle opere pervenute, quindi Napoli. E Marcello Nicoletti, finalista vincitore per il testo Armamonde de Pace, Lecce, grazie. Marcello Nicoletti. E Luigi Biagi, finalista vincitore per il testo Ode all'addio. L'ho detto bene in dialetto gallipolino? Ode all'addio, mamma mia, se no mi cacciano dei Gallipoli. Io sono nata lì. Auguri a tutti, lunga vita, salute e che continuate sempre a scrivere e a donarci i vostri versi. Testo edito di poesia a Caterina De Vita, menzione d'onore per il testo Filastroccando e raccontando. Auguri a Caterina De Vita, prego Caterina De Vita. Ragazzi, ho preso la rincorsa, non sono impazzita. E ora, un premio a cui tengo tanto, sezione poesia, inedita, studenti, a Michela Giullo, finalista vincitore per il testo Legami in catene. Michela Giullo, un abbraccio grande, grande quanto l'universo alla nostra Michela Giullo. Brava Michela, auguri, meritatissimo riconoscimento. Vieni Antonio, vai con la sezione speciale Il tramonto, vai con la sezione speciale Il tramonto, giusto così non sentite sempre la mia voce, cambiamo voce, il cronista.
Allora, il premio segnalazione di merito per il testo Fiore di Luna a Vittorio Buccarello. Un altro premio a Vittorio Buccarello. Continuiamo. Finalista vincitore per il testo 2017 ad Antonio Perrotti. Non è presente, ultra 80enne. Lo ringraziamo per la sua partecipazione e facciamo tanti auguri di buona salute anche al signor Perrotti. Finalista vincitore per il testo Un'ora al tramonto, Simone Sanseverinati. Per il testo Un'ora al tramonto. Andiamo alla sezione narrativa, racconto inedito. Pietro Rainero, menzione di merito per il testo L'uomo che pescava fiabe. Eleonora Tondo, finalista vincitrice per l'opera Il Cavaliere Nero, ritira Eleonora Tondo. Caro Gaetano, di più non potevo fare, so che devi tornare ad Alberobello, eccoti qua, finalista vincitore per il testo Il quoziente intellettivo, grazie Eleonora. Giovanni Gaetano Bonzone, finalista vincitore per il testo Il quoziente intellettivo. Domenico Faniello, alla Basilicata, finalista vincitore per il testo Il viaggio del falco grillaio. Prego, andiamo avanti. Dai ragazzi, ci siamo. Sezione narrativa edita, Mario Torti, menzione di merito per il testo Il sogno dei morti, ritira Valentina Nuccio. Valentina, ci siamo? Era così, no? Dovevi ritirare tu. Ah, Mario Grasso, scusami, ho detto Mario Torti. No, devi aspettare. Giuseppe Caridi, premio della critica per il testo Afghanistan, viaggio nel cuore di un popolo straordinario. Giuseppe Caridi. Auguri a Giuseppe Caridi. Non ti premiano? Hai fatto il cattivo? Si prepari il dottor Pasquale Piro. Prego. Premio della critica per il testo Capo Miseno. Capo Miseno, premio della critica Maria Monteduro 2020. Alessandra Ginardi, premio della critica per il testo Vita e la Coppa della Resurrezione. Da Roma la dottoressa Alessandra Ginardi, premio della critica. Auguri, grazie per essere venuta, per aver fatto un viaggio così lungo per noi. Onorati di averti qui. Lucia Babbo, scusate, Valentina Nuccio, premio della critica per il testo Terra d'ombra bruciata. Ecco, ti avevo chiamata per un altro candidato, adesso sei tu ad essere premiata, grazie di essere venuta. La candidata viene da Bergamo o da Brescia, non ricordo. Da? Monza, comunque. Sì, fai bene a ricordare questa cosa così importante, perché rivendichi le tue origini salentine, brava. Complimenti doppi. Lucia Babbo, finalista vincitore per il testo Civico 37. Auguri a Valentina Nuccio. Lucia Babbo non c'è, le facciamo tantissimi auguri di pronta guarigione. Franco Balduzzi, finalista vincitore per il testo Il vagito del mare. Non c'è. È di Genova il signor Balduzzi, non era possibilitato a venire per motivi di lavoro, è della Marina Militare. È dovuto rientrare per lavoro anche in Cina. Antonio Liaci, finalista vincitore
per il testo Il mare e la meta, ritira il padre, il papà di Antonio Liaci, il signor dottor Lotti, va bene? E pazienza, dai, ce lo teniamo qui con grande gioia. Ora, ritira il premio per Mario Grasso, Valentina Nuccio, finalista vincitore per il testo Le mani di Manduria. Ci siamo? Ci siamo, benissimo. Non ci sto rubando la scena, è che voglio liberare perché c'è vento e la Marina Militare fra poco guarda come sta la Marina Militare, guarda. Se vado da quella parte mi strangolano sicuro. Allora, eravamo rimasti a Giuseppe Caridi, finalista vincitore per il testo Afghanistan, viaggio in cuore del popolo straordinario. Due premi a Giuseppe Caridi per questo testo meraviglioso che parla di una terra lontana, Afghanistan. E doppio premio al dottor Pasquale Piro per Capo Miseno, finalista vincitore per il testo Capo Miseno. E decretiamo il vincitore assoluto per il testo Il piacere di leggere i promessi sposi, la professoressa Anna Rosa Potenza. Ok, d'accordo, alla professoressa daremo dopo il premio, tanto ci vediamo. Perché mi guardi così? Prego, la scena è tua. Giuseppe Castrignanò, vincitore assoluto per il testo Non chiedetemi l'autografo, sono impossibilitato a firmare favole e storie di uno con le rotelle. In piedi per favore, grazie. Auguri a Giuseppe Castrignanò che si conferma uno dei candidati che vince più premi al Definibus. Grazie. Sì, sicuramente. E chiudiamo il microfono. Ringrazio per il premio, ringrazio la dottoressa Protopapa e ringrazio gli amici che mi hanno accompagnato qui. Bravo Giuseppe. Buongiorno. Sabato nella presenza Cortili nelle parole scritte e presento il mio nuovo libro. Bravo Giuseppe. Cellulari e celluladiti cerebrali, la invenzione e realtà. Cos'è la celluladite? Se vedete a Casarano lo scopriremo. Lo scopriremo. Grazie Giuseppe, grazie. Grazie Giuseppe, auguri. Le informazioni sono sintesi. Le informazioni sono sintesi. Intanto ti ringraziamo di aver fatto un viaggio, insomma, non tanto da Copertino. Il signor Giuseppe Castrignanò viene da Copertino. Andiamo avanti, Fernanda Filippo, menzione di merito per il testo La nonna, per la sezione narrativa inedita. E passiamo alla narrativa saggio letterario edito. Finalista vincitore per opera, il titolo Tramonto e le luci della speranza, no scusatemi, Defiance. Cosimo Rao, finalista vincitore per il testo Gagliano del Capo e la grande guerra nel ricordo degli eroi caduti. Cosimo Rao, finalista vincitore per la narrativa saggio letterario edito. Cosimo, per un attimo ti hai fatto spaventare perché ci sei stato costantemente in tutte queste settimane. E dopo avrò modo di ringraziarti per tutto quello che hai fatto, perché questa edizione
ma a un certo momento non poteva essere fatta perché sono stata assorbita dai nuovi impegni lavorativi che mi hanno destabilizzato per qualche settimana, e tu mi hai aiutato tantissimo, non finirò mai di ringraziarti. Leo Ferrante, finalista vincitore per il testo Leader si diventa, il metodo, 11 metodi per guidare gli altri nel lavoro e nella vita. Il signore in questione è in Belgio per motivi di lavoro, ha vinto un concorso, quindi si è dovuto portare dall'Italia al Belgio. Facciamo tanti auguri e lo salutiamo caramente. Vincitrice assoluta per il testo Asimov, un volto inedito, Claudia Piccinno. Claudia Piccinno, grazie per tutto quello che porti alla letteratura, alle discipline letterarie contemporanee, tutto quello che porti anche in tema di pace nel mondo, quale ambasciatrice di pace per la Nigeria, e dopo avremo modo di parlarne. Premio per la fotografia, Cati Leone. Finalista vincitore per l'opera del titolo Il tramonto, le luci della speranza. Cati Leone, finalista vincitrice. Grazie, premio per la fotografia. Io ti darei il premio per la bontà e l'amicizia, anche a te, che sei stata tanto cara e tanto presente in queste settimane. Al di là della tua partecipazione al premio, hai avuto un cuore tanto grande e generoso, mi sei stata sempre vicino e ti ringrazio pubblicamente davanti a tutti. Allora, un altro premio a un giovane ragazzo assente per motivi di studio, perché deve sostenere un esame, quindi è del tutto per mille in tutto e per tutto giustificato. Ritira il premio la sorella Eleonora Tondo, ritira il premio per Giulio Tondo, finalista vincitore per l'opera dal titolo La mia vita tra i campi. Premio per la fotografia. Ultimo candidato a vincere questa tornata, questa sezione, è Giuseppe Caridi, che ha fatto il premio di premi quest'anno al Definibus. Per Giuseppe Caridi per l'opera Gallipoli, tramonto sul Mediterraneo e sul mondo. Giuseppe Caridi si diletta con le arti letterarie e fotografiche, bravissimo. Certo, come no. Sì. Buonasera a tutti, mi approprio abusivamente proprio di due minuti, giusto perché vorrei condividere una riflessione, un pensiero che mi sono veramente nati spontanei. Vi do la mia parola che non l'ho preparato appena sono arrivato, e senza diciamo essere ripetitivi e banali, tutti abbiamo vissuto un periodo, no, diciamo così, molto difficile, con delle difficoltà comuni, collettive, e ognuno di noi poi ha avuto le proprie personali. A me personalmente sono mancati molto i viaggi, i contatti con le persone amate e la cultura, e le serate culturali, e gli eventi come questi. Quando sono arrivato qui qualche ora fa, forse perché sono riuscito a trovare parcheggio subito, quindi mi sono sentito un po' ben disposto, ma il tramonto, questa location bellissima, questo luogo mitico, perché questo è un luogo mitico, no? È così unico da appartenere a tutti, ai residenti, ai salentini, ai turisti italiani e stranieri. E in più, come ha rimarcato saggiamente Monsignor Vito poco fa, è anche un luogo sacro, visitato addirittura dal Pontefice. Quindi, diciamo, in questo contesto io mi sono reso conto veramente di quanto mi siano mancate delle serate, dei momenti come questi. E mi rendo veramente conto poi dell'importanza di chi ha lavorato affinché tutto questo fosse possibile.
Ecco, sono state premiate personalità insigni fino a questo momento e questo chiaramente è molto notevole. Io però nel mio piccolo provorrei, diciamo, un ulteriore riconoscimento a chi ha reso possibile questa serata, che ce l'ha veramente regalata. E vorrei diciamo, concludere l'intervento facendovi notare una cosa. Qui sugli attestati ci sono tutti questi piccoli vessilli, che sono quelli che abbiamo visto poco fa proiettati sulla Basilica. Allora, chi ha lavorato affinché questa sera fosse possibile lo ha fatto in un momento in cui la normativa vigente imponeva a tutti di stare confinati in casa. Questi vessilli ci fanno, come dire, ci danno questa vittoria sulla situazione, perché ci parlano del mondo. Questi vari emblemi raccontano di luoghi remoti, di genti lontane. Raccontano in alcuni casi, per alcuni paesi, anche di un credo religioso differente dal nostro, che, la storia purtroppo ce lo insegna, ha causato spesso vittime e conflitti, ma che invece io credo che per il vero credente, per chi crede davvero, sia invece un ulteriore stimolo alla ricerca della comprensione, della fratellanza e della pace, a cui di fondo poi è intitolata questa, è dedicata questa serata. Quindi, diciamo, io vorrei veramente ringraziare tantissimo chi ci ha regalato questa serata, perché è stato il vero ritorno alla normalità dopo mesi difficili. Buonasera a tutti. Grazie. Prima di ascoltare la meravigliosa Elisa Melcarne, gioiello della città di Gagliano del Capo, racconto inedito studenti Gabriele Sparagna con il testo Raul Occhi d'Ebano, e per la fiaba edita Lilli Desiati, finalista vincitore con Fata Ricciolina, l'opera Fata Ricciolina. Prego, dottoressa Desiati, grazie per essere convenuta, anche lei ha fatto un bel viaggio per venire da noi, siamo onorati ad averla qui, prego. Elisa Melcarne. Questo nome c'è sopra di me, è grande, non sto respirando. Provo a sentire la mia voce che pian piano sta ormai crollando. Ma io so già che se vacillo e tremo, chiunque saprà sentirmi. Io voglio un aereo,
zitta. Hai detto prima che io nascessi, questa storia è scritta. Lo sai, se c'è Dino ne scampo, e tu non potrai umiliarmi così mai più. Io voglio urlare forte come il mare, tu non mi puoi fermare, questa voce nessuno la spegne, spegne, vuoi rinchiudermi, tanto non mi importa, non temo quella porta, questa voce nessuno la spegne. Certo non mi piegherai, nessuna gabbia fermerà le mie ali pronte per condurmi e il mondo ascolterà quel che lei che urlerà, non puoi stare rinchiuda per sempre in tempo per volare, questa voce nessuno la spegne, spegne, levarmi il fiato e soffocarmi, non ti basta per fermarmi, questa voce nessuno la spegne, questa voce nessuno la spegne, spegne. Questa volta te lo rubo io, 2 minuti, Maria Teresa, posso? No, assolutamente, assolutamente, giusto così. Se mi aprite il microfono. Un applauso davvero speciale a questi giovani ragazzi che danno il loro contributo e con grande passione e amore per la musica e per tutti quanti noi. Facciamoli davvero un grossissimo applauso. Allora, procediamo con i primi speciali. Al Elisa Melcarne, Federica Turco, Maestro Maria Fino, Alessandro Rubichi, Maestro Alessandro Rubichi, Anna e Laura Schirinzi, che ci hanno allietato con la loro professionalità in ambito musicale. Direttore artistico Maria Fino ha praticamente cercato di coordinare il tutto, non era semplice, perché in questa manifestazione, come avete potuto notare, ho cercato di dare diversi momenti, diciamo, di varie sfaccettature, perché si è arricchito del premio della pace, quindi abbiamo cercato in tutti i modi di coordinare i premi per la medicina, i premi speciali con la musica e i premi del bando letterario internazionale di poesia, scrittura e letteratura De Finibus Terre Maria Monteduro 2020. Complimenti, grazie di tutto l'appoggio che date ogni anno alla manifestazione. E colgo l'occasione, mentre vengono premiati i candidati, Elisa Melcarne, Anna e Laura Schirinzi e il direttore maestro Alessandro Rubichi, che è stato meraviglioso. Vieni Antonio. Colgo l'occasione per dare un gesto di riconoscenza anche all'amico di viaggio Antonio Fiume, grazie, e al primo cittadino del comune di Gagliano del Capo, dottor Carlo Nesca. Come vedete, traballante o no, non mi sono dimenticata di nessuno. Primo cittadino di Gagliano del Capo, Carlo Nesca, che ci ha vietato e sta ancora qui con noi questa sera. Grazie, grazie maestri. Ecco. Torno indietro, ecco perché non venivo da questa parte. Fate una foto, siete meravigliosi, grazie della vostra professionalità in ambito musicale. Così liberiamo le piccole, insomma è orario, domani è martedì e i genitori hanno impegni lavorativi sicuramente, non me ne vogliate, perdonatemi se abbiamo fatto un po' tardi.
Intanto procederei con la sezione romanzo edito, finalista vincitore per il testo Le ragioni del cuore, Monica Sabella. Grazie a tutti. Allora, siamo arrivati, bypasso il premio per la pace, perché la Marina Militare fra poco mi decapita, ne sono certa. Siete lì da un bel pezzo, state tutti sul punto di dichiararmi di guerra, altro che pace. Allora, proiettiamo il video per favore dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, alla quale va l'encomio d'onore e al suo dipendente di origine salentina Rocco Sergi. Così liberiamo anche la Marina Militare, che sembra avere le spine sulle sedie. Dottore Pietro Tundo ride. Ciao Padre Angelo. Brava proprio. Non ti preoccupare, procediamo quindi, possiamo bypassare, poi lo diamo dopo. Premio encomio d'onore assegnato dalla Presidenza del Premio per la lotta contro il Covid-19 alla signora Mimina Sergi. Rocco Sergi e l'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, Milano, reparto di medicina interna. Perdona se ascoltami, scusami se sono stata sgarbata, ho detto lasciami in pace prima, però ero super nervosa e eccitata. Devi dire tutto, anche perché conosco benissimo quanta non è facile, ti posso assicurare. Scusatemi, tanto non è più un segreto, sì. nelle condizioni di salute delle ultime mie settimane. Va bene. Non ne facciamo più una questione segreta. No, vabbè, però ho rischiato di mandare al diavolo tutto. No. È un grande onore stare qui per la seconda volta. Ti ringrazio, dottoressa, perché è un premio collegato anche ad una mia carissima amica. E ovviamente il mio premio lo dedico alla FIDAS, donatori di sangue, caro dottore De Donno. Lo dedico a loro perché effettivamente in questo periodo di Covid hanno risposto veramente in tanti, con 4 giornate straordinarie per la donazione, si sono mossi, si sono attivati e veramente io ringrazio loro, perché se ho fatto tutto questo è perché loro hanno risposto alle nostre chiamate. Ringrazio tutti per questa manifestazione, ma veramente, veramente di cuore immenso a te, cara Maria Teresa Protopapa. No, dottoressa, non lo faccio. Perché hai fatto emergere qualcosa che effettivamente ti dà onore. Una mia grande amica Maria Monteduro e poi questo premio veramente studiato, non lo so, studiato, veramente sei un artista su questo premio. Ti sei affiancata con persone speciali, questa vicina di casa mia pure. Ti tolgo io la parola adesso. Vai. Grazie comunque. La vita ci riserva tante sorprese. E la vita non ce la scegliamo né ne decidiamo il percorso, però se avessi potuto scegliere tra quello che tu mi stai tanto gentilmente non mollo, però avrei preferito rimanere dove stavo. No, basta. Un grande applauso alla nostra cara dottoressa Maria Teresa Protopapa, anche a Maria Fino, perché avrei, è molto vicina. Avrei preferito continuare a fare il medico d'urgenza. Vabbè, dai, comunque sei un medico e comunque stai portando avanti un bel percorso. Sì, mi occupo di un altro tipo di urgenza, che è patologia clinica, però mi sarebbe piaciuto restare con i miei colleghi. Va bene, però la vita è che non si può fare. La vita ci dà le sorprese. Grazie, anche questa è stata per me una graditissima sorpresa. Allora, convochiamo con urgenza, prima che mi ammaino, non la bandiera, ma mai non la Maria Teresa. Sì, aspettate un secondo. No, dopo. Adesso, con grande onore, consigliere nazionale ammiraglio Giuseppe Raffaele Panico. Non c'è più, è andato via. Con grande onore allora il capitano di vascello Fernando Piccinno.
così liberiamo la Marina Militare, che mi sta col fiato sul collo. E convochiamo, prego signora Sergi, convochiamo i gruppi di Alessano, Andrano, Barbarano del Capo, Castrignano del Capo, Leuca, Collepasso, Corzano, Gagliano del Capo, Gallipoli, Lecce, Maglie, Marittima, Melendugno, Nardò, Otranto, Porto Cesario, Racale, Salve, Taviano e Tricase. Dove sta lo schema? Grazie per tutto quello che avete fatto per la lotta per il COVID, contro il Covid-19. Ecco, a proposito, io vorrei dire due parole, sono doverose. Questi uomini, nel periodo più triste sanitario degli ultimi, dottore De Donno, degli ultimi del nuovo secolo, hanno fatto veramente cose, salti mortali per stare vicino alla popolazione. Per favore abbassate la voce, per favore abbassate la voce. Hanno fatto veramente i salti mortali per stare vicino alle unità operative di emergenza, di pneumologia del presidio ospedaliero Santa Caterina Novella. Hanno raccolto generosamente dei fondi, si sono impegnati tanto. Fra di loro chi si è impegnato di più, faccio giusto due nomi fra di voi, ma non me ne vogliate, avete dato il massimo tutti quanti. Il capitano di vascello Fernando Piccinno, delegato regionale per i gruppi Amni della Puglia, del Salento, dico giusto? Vado bene? Vado corretto? Si è fatto portavoce delle necessità del presidio ospedaliero in cui lavoro. Grazie alla generosità di questi uomini valorosi è riuscito a raccogliere, con l'aiuto di tutti i capogruppo di ogni paese che ho poco fa menzionato, che si sono impegnati tantissimi, i presidenti Rosario Scappaviva, l'ambasciatore di pace nel mondo Mario De Sabato, a cui vorrei fare un applauso, che ha dato tanto veramente per la raccolta fondi, che è qui presente, per la raccolta fondi per comprare i ventilatori. Hanno acquistato 2 ventilatori per l'unità operativa di pneumologia del dottor Paolo Tundo del presidio ospedaliero Santa Caterina Novella di Galatina. Grazie a tutti. Se quel foglio vi nomino tutti quanti, lo devo trovare per forza. Dottore Pietro, aspetta un attimo, che vedo che mi stai cercando. Ciao. Sì, c'è, ci deve essere. L'avevo qui con me e lo devo trovare. Allora, fatemi vedere un attimo. Io vi ringrazio immensamente di tutto quello che avete fatto. Me lo trovi, per favore? Per favore, qualcuno mi aiuta, grazie. Alzami questi fogli perché mi sembra doveroso, e c'era un foglio che è andato perduto. Cos'era, una poesia? No, non era una poesia, vabbè. Comunque, avevo un foglio con me in cui c'erano tutti i vostri nomi. Voi avete fatto anche, in questo caso, per venire qui questa sera, un viaggio lontano. Alcuni di voi vengono da Otranto, da Porto Cesario, che non è proprio vicinissimo. Siete persone adulte, papà di famiglia, che hanno voluto dedicarci questo con la loro presenza e onorarci della loro presenza. Io non posso che dirvi grazie per tutto quello che avete fatto per il mio ospedale, mio nel senso che non è mio, di tutti l'ospedale Santa Caterina, ma ci sono particolarmente vicina, perché ci lavoro. Per adesso ci lavoro, e un ospedale vale l'altro in questo momento terribile di emergenza sanitaria. E voi avete dato tutto quello che potevate dare, l'affetto, la presenza, la costanza, il vostro cuore,
e i vostri risparmi, perché comprare un ventilatore non è che sia proprio tanto facile, vero dottore De Donno? Quindi vi ringrazio immensamente. La foto ricordo. Ah, non capivo, non vedevo, pensavo che mi avessero sequestrata. Mi date un microfono perché voglio sopperire alla mancanza, per favore. Datemi un microfono, per favore. Un microfono a palla. Prego. Nome. Lucerò. Marittima. Prego. Quale passo? Nome. Luigi Persini. Prego. Oronzo Urso Andrano. Prego. Carlo Leone Nardò. Prego. Gilberto Marciano Leone. Mario De Buccarello Castrignano di Capo Leone. Giuseppe Astore Leone. Giuseppe Scarbuglia Leone. Carmelo Scorrano Gallipo. Annetta Orlando. Mario De Sabato Salve. Ambasciatore di pace nel mondo. Fernando Negro San Cassiano. Mario Caloppo Salve. Bruno Isidoro Melendugno. Giuseppe Alfarano Maglia. Nicosimo Barbarano. Rocco Nicolanti Otranto. Andrea Pirelli Gagliano del Capo. Luigi Martella Corsano. Piero Corciulo Salve. Grazie per essere venuto. Cosimo Corciulo Salve. Grazie. Io sono Giorgio Magli. Come vedete ho perduto il foglio, ma ho sopperito la mancanza del foglio. Grazie, grazie, grazie. Parola al capitano di Marcello, Fernando Piccino, per le parole che le avevo promesso che le avrebbe detto. Sì, io evito di dirle quello che ho scritto perché è troppo lungo. Sarò breve invece. Solamente per ringraziare il comitato del premio e nella persona della dottoressa Maria Teresa Protopapa, che tanto fa per cercare di far rilanciare questo territorio che è bellissimo e che ha dimostrato sempre, continua a dimostrare sempre l'amore per la patria, per l'altro, per il prossimo, e non ci siamo mai fermati per questo. A quello che aggiungo anche a quello che praticamente ci ha già detto la dottoressa, che dopo i ventilatori abbiamo visto che non solo il Covid-19, professore, produceva morti, ma sta producendo anche poveri, per cui abbiamo pensato anche a loro e abbiamo fatto un'altra raccolta e abbiamo donato quello che poteva servire ai più poveri o a quelli che purtroppo stavano vivendo questo momento un po' più disperato, diciamo, rispetto a tanti altri, alle 4 diocesi di tutta la provincia di Lecce. Grazie, grazie. Grazie a voi. Non me ne vogliate. Prego col video da Cenisello Balsamo Milano.
premio al pomio d'onore a Rocco Sergi per la lotta contro il Covid-19. Grazie. Scusate se sto parlando di prezza, però... Dal 30 al last d'aprile. Lavoro come infermiera da diversi anni, ma quest'anno lo rivolgerò per tutta la vita. È il 21 febbraio 2020 quando ho seguito senza più problemi di sopravvivenza. Il mio reparto interospedale fu convertito in ospedale per soli pazienti coronavirus positivi. È successo che una notte mi sono avvicinato ad un paziente anziano al quale aveva messo il casco da respirazione. Lui si guardava intorno impaurito. Mi sono inchinato e lui mi sussurrò: ma allora è vero, sono grave. Ho incrociato con il suo sguardo da cane bastonato e ho capito che non avevo risposto. Sapete qual è stata la sensazione più drammatica? Vedere i pazienti morire da soli, ascoltarli mentre ti implorano di salutare i propri cari, i propri figli, le proprie mogli, i propri nipoti. Alcuni colleghi sono risultati positivi al virus, i turni sono stati massacrati, è stata tanta la paura di infettarsi e di infettare. Abbiamo fatto il possibile per salvare le vite, a rischio anche la nostra. Abbiamo percorso la strada insieme. Passerà, diventeranno più forti e torneranno a gran voglia di abbracciarsi e avere fiducia gli uni degli altri e apprezzeremo di più le cose essenziali della vita. Colgo l'occasione per ringraziare la commissione del Premio Internazionale dei Fini Busterre in ricordo della dottoressa Maria Montiduro per l'incomio d'onore assegnatomi per la lotta contro il Covid-19. Rivolgo un caro saluto a tutti i presenti al sagrato della Basilica Pontificia di Santa Maria di Leuca. E rivolgo un caro saluto a tutti i medici, infermieri, operatori sanitari e infine un caro saluto al capo di Leuca, alla mia terra. A presto e buona serata. Allora, chiudiamo la manifestazione. Ci sono state tante cose che potevano andare meglio, ho dato il meglio di me stessa anche quest'anno, sono mesi e mesi che ci lavoro e l'ho fatto da sola, quindi mi assumo tutte le responsabilità delle cose che non sono andate. Chiudo la manifestazione col premio per la pace a Claudia Piccinno, ad Abracem, Mesut Senol e Osman Öztürk, che ritirerà per la Turchia la dottoressa Claudia Piccinno. E per Abrashev Bulgaria Cadi Leone. E chiudo la, bypassiamo questo momento, Claudia. Un saluto immenso mi stavano suggerendo, perché tutto non ci si può ricordare. Se dovessi darvi il mio cuore, ve lo darei con tutto il cuore, ma ce ne ho solamente uno. Grazie alla Protezione Civile di Gagliano e Castrignano del Capo, ma soprattutto a Gagliano del Capo. Una comunicazione ufficiale. Rappresentando World Institute for Peace della Nigeria, prima si parlava di un riconoscimento a questa donna. Ebbene, vi comunico formalmente che Lamina Kamiluddin, il direttore di World Institute for Peace, istituisce Maria Teresa Protopapa come segretaria per l'Italia. È stato un lavoro immenso, ci ha dimostrato che il Salento non è provincialismo ma è cosmopolitismo, e io la ringrazio. Grazie amore mio. Chiudiamo brillantemente con tre premi alla memoria. Alla memoria di Mariella Santoro, Cosimo Russo e Antonella Sergi. Grazie. Siete i miei collaboratori, vi prego, reggete un altro secondo. Alla memoria di Cosimo Russo, Antonella Sergi e Mariella Santoro, che ritiro io perché il papà non poteva venire per problemi di salute di Gallipoli. La mamma Luigina Paradiso riceve il premio per la memoria di Cosimo Russo. E chiudo la manifestazione dando, prego Gina, da quella parte, il riconoscimento alla memoria di Mimmo Nostro. E chiudo definitivamente la manifestazione con tre premi assoluti, più un encomio d'onore. Primo premio assoluto, Maria Monteduro 2020, scusatemi. Terzo premio assoluto, Maria Monteduro 2020, va alla dottoressa Claudia Piccinno.
Secondo posto assoluto, Maria Monteduro, 2020, va Giuseppe Castrignano, per tutto quello che tu mi dai come amico, come uomo, sì, e quello che dai alla cultura con la tua presenza, che tu possa campare mille anni, perché sei, sì Giuseppe mio. E il primo premio assoluto di questa edizione va a Monica Sabella, un applauso. Mentre un encomio d'onore per aver perseguito, soprattutto in questi ultimi anni, gli ideali di poesia, di letteratura, pur non avendo le carte in regola, come dice lui, perché dice sempre: Maria Teresa, io non sono laureato, ma tu hai un cuore grande che va al di là di tutto, caro Raffaele, e io ti assegno l'encomio d'onore Maria Monteduro 2020. E con te chiudo la manifestazione, caro Antonio, spero che ti abbiano premiato, sì, ti ho tolto molte volte le parole, sei stato un grande sostegno, sei stato un grande sostegno, sentivo la tua presenza accanto e non finirò mai di ringraziarti, professionale al massimo, un grande uomo, un grande generosissimo, una persona meravigliosa, amatissima, attiva in ambito lavorativo, in ambito sanitario presso i padri trinitari di Gagliano del Capo. Grazie a tutti, si poteva fare meglio, miglioreremo, se vivrò miglioreremo. Prego, buonasera. Questa manifestazione ha avuto un inizio straordinario. Sì, come no? L'emozione di Maria Teresa. No, veramente. Che è stata la poesia più grande di tutto quello che stasera si è recitato qui dentro. Perché lei ha un'energia interiore straordinaria, vuole fermamente fare il massimo per questa terra, e questa sera in questo palcoscenico straordinario, santo anche perché siamo ai piedi di una basilica, lei ha fatto il massimo insieme alla voce di tanta poesia, e ringrazio a nome di mio figlio Cosimo Rosso e della sua poesia che potete leggere sul sacrato della Basilica, Incanto di Leuca, perché Leuca è un incanto. Grazie. Decenza e perpetrare reato.
ballerare non bella Mariella, paura e speranza, mamma e papà, tradita e scartata da tanta civiltà, scartata e tradita tanta umanità. Ora quassù, nel regno dei più dove luce e niente di più. Ora quassù, al di là di ogni dubbio o timore, ballo e dolore non ho, ma un pensiero è rivolto laggiù, a chi soffre di rara malattia e ancor di più di scartoffie e burocrazia. Ora quassù, al di là del mio corpo provato, al di là di ogni muro innalzato. Ora quassù, al di là di ogni dubbio o timore, sono in pace e non sento dolore. Sarò sempre presente a chi amata mi ha, aiole, mia mamma e papà. Per altri sono solo un pensiero fuggente che raramente li porterà in un campo tranquillo fuori città. Sempre presente a chi amata mi ha.